insieme a Giuliano Gemo, vicepresidente regionale del CONI. Signor Gemo, quali sono le attività che il CONI porta avanti a livello provinciale? Beh, dunque, innanzitutto specifichiamo che il CONI è la federazione delle federazioni, anche se poi il CONI praticamente è un'istituzione unica del suo genere, perché a differenza di altri paesi dove lo sport è rappresentato dal CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, che comunque è un riferimento per le attività sportive, mentre in Italia il CONI gestisce nella sua complessità tutto lo sport, qualsiasi disciplina, ma soprattutto qualsiasi realtà, che vanno dalle federazioni agli enti di promozione, alle associazioni, qualsiasi cosa che fa attività o movimento sportivo. Un punto di riferimento molto importante è a livello provinciale, avete tante attività in programma, quali sono le prossime, le più vicine? Beh, noi naturalmente attività provinciale, logicamente abbiamo in ogni provincia, abbiamo un comitato che è formato da tutti i presidenti delle varie discipline, federazioni eccetera. Beh, noi diciamo che la provincia di Udine, che rappresenta diciamo oltre il 50% di tutto il movimento regionale, e quindi sia come numero di iscritti, sia come numero di attività, abbiamo attività, un'infinità di attività. Naturalmente in questo momento ci sono tutti quanti i campionati delle varie discipline che volgono a termine. In più abbiamo continuamente, abbiamo noi in provincia di Udine, una grossa realtà che è il villaggio, così chiamato villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro, il villaggio che proprio nel 2005 ha accolto, cioè ha organizzato i giochi della gioventù europea, i giochi olimpici della gioventù europea, uno dei più grandi avvenimenti mai fatti in Europa. E quindi noi, per dire, adesso a fine weekend abbiamo, tanto per citarne una cosa, abbiamo a Lignano, sempre Lignano Sabbiadoro, abbiamo i campionati italiani e i campionati regionali e provinciali di ballo sportivo, che è una disciplina a tutti gli effetti, dove naturalmente sono coinvolti i giovani, perché le discipline del ballo non sono soltanto quelli che tradizionalmente si pensa ai balli tradizionali, ma sono anche break dance, quindi i balli giovani. Quanto sono importanti i giovani per il CONI? I giovani sono l'essenza determinante, quindi noi naturalmente c'è un rapporto strettissimo fra giovani, scuole e movimenti sportivi. Senza i giovani non si potrebbe fare sport, perché sono l'inizio di quelle che sono le attività sportive. Poi non dimentichiamo che oggi come oggi le realtà sportive, le associazioni sportive sono ormai quelle che sono diventate quasi i luoghi di aggregazione più partecipati dai giovani, perché noi diamo una giornata, l'impegno che hanno i ragazzi, sappiamo benissimo che quando sono a scuola fanno naturalmente cultura e istruzione, ma poi il tempo a disposizione lo passano la gran parte fra le società sportive, quindi le società sportive diventano anche un momento di grossa responsabilità educativa in tutti i sensi. Grazie.